Avviati i lavori per il completamento della rete fognaria nella città di Pagani. Gli interventi fanno parte del programma Energie per il Sarno, che punta a disinquinare il corso d'acqua entro il 2025. Un obiettivo a cui lavorano Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano. Soddisfazione per l'avvio del cantiere nel comune paganese, anche perché i lavori porteranno alla riduzione degli allagamenti in punti nevralgici come via Cesarano e via Leopardi. È un momento storico perché aspettavamo questi interventi già da tempo. Ottenere questo finanziamento non è stato semplice, però ci ha fatto molto piacere. Ringraziamo sia Ente Idrico Campano che la Gori per questi lavori che saranno svolti sull'intero territorio. Li aspettavamo da tanto tempo, quindi dopo 2 anni di pandemia iniziare a inaugurare questi cantieri è una cosa che la città aspettava e che certamente porterà frutti per il futuro. Un risultato molto importante perché è all'evidenza di tutti che i primi 2 anni di questa amministrazione abbiamo dovuto fare i conti anche con pensionamento di dirigenti, con ingegneri dell'ufficio tecnico in aspettativa, e proprio quando si stava maturando questo intervento, l'ideazione, la politica è dovuta essere molto presente affinché potesse focalizzare bene le necessità del territorio. Attendiamo fiduciosi anche gli altri interventi che deve e che farà Gori insieme all'Ente Idrico Campano sui 4 chilometri di condotte idriche, i nuovi 4 chilometri di condotte idriche. Tagliare i nastri porta sempre soddisfazione, ma al di là del singolo cantiere che oggi andiamo a inaugurare con grande gioia da parte nostra, da parte delle comunità che ci ospitano, parliamo di un intervento strategico, 2 milioni di euro, ricordava bene, oggi vogliamo testimoniare il nostro modo di lavorare, il modo di lavorare accanto alle amministrazioni, accanto ai cittadini, fianco a fianco, affinché la risorsa idrica, cioè l'acqua, che è un bene comune, venga gestito nel miglior modo possibile, gestito in maniera più condivisibile possibile. Ecco, noi ci impegniamo, anche questa grande unità, a fare un'opera che porti risultati tangibili per i cittadini, e lo faccia in tempi certi e lo faccia portando un cantiere, un lavoro, un'esecuzione delle opere veramente di altissima qualità. Questo è l'impegno che abbiamo preso oggi qui a Pagani insieme all'amministrazione, e sono certo che insieme al nostro gestore Gori porteremo a compimento con grande successo.